Ora, a quelle forze che manifestassero, che manifesteranno un'adesione convinta e credibile, io sarei pronto a dare il mio apprezzamento, incoraggiamento e, se richiesto, guida. Promettere di togliere l'IMU. Beh, è bellissimo. E anche di ridurre altre tasse. E anche di reintrodurre il concetto che pagare le tasse è lasciarsi mettere le mani dello Stato nelle proprie tasche. Bene, se si farà senza grandissime altre operazioni di politica economica un provvedimento come questo, chi verrà a governare un anno dopo, non 5 anni dopo, dovrà rimettere l'IMU doppia. E sento qui il dovere di dire una parola di gratitudine e di sbigottimento al tempo stesso nei confronti del mio predecessore, il presidente Berlusconi. Devo dire che talora faccio fatica a seguire la linearità del suo pensiero, peraltro, soprattutto quando si tratta di apprezzamento o deprezzamento dell'attività del governo, perché ieri, 22 dicembre 2012, abbiamo letto l'affermazione: il bilancio di questo governo è un disastro completo, non ha fatto nulla, nessuna riforma se non riportare tasse e IMU. Pochi giorni prima ho letto espressioni lusinghiere, in particolare nei confronti del sottoscritto, e pochi giorni prima ancora, accanto ad altri apprezzamenti molto negativi sul governo, la generosa offerta che il sottoscritto potesse prendere la leadership dei moderati. Quindi rimane un sentimento di cordialità, di apprezzamento, di gratitudine, ma in un quadro di comprensione mentale che a me sfugge.